parlare dei piccoli e medi editori incontriamo nel box della Lepre Alessandro Orlandi, editore appunto di questa piccola casa editrice, si può chiamare? Sì, una piccola casa editrice romana che esiste, una realtà che esiste da 11 anni. Ah, quindi no, non poco. Ecco, gli chiediamo come sta andando un pochino questo appuntamento con il pubblico, abbastanza pubblicizzato, cioè dai media, insomma, c'è un, mi sembra almeno oggi, forse perché è sabato, una certa affluenza, ma poi ci deve essere anche un rientro economico, perché insomma l'editore poi fa anche questo. Dunque, ad adesso direi che sta andando bene, siamo sicuramente rientrati delle spese di partecipazione, abbiamo un piccolo utile, ma soprattutto le presentazioni che abbiamo fatto sono state frequentate e frequentate con grande interesse per i libri che abbiamo proposto. Bene, allora parliamo di libri, parliamo appunto del lavoro che fa Alessandro Orlandi con dei testi, ha portato dei titoli, sì, che vogliamo presentare. Sono dei titoli, alcuni dei titoli usciti tra settembre e oggi. E il primo che presentiamo si chiama Il Vascello delle Meraviglie, è un viaggio nel teatro italiano contemporaneo degli ultimi 40 anni, scritto da un grande critico teatrale che è Marcantonio Lucidi, ed è un libro che mi ha conquistato già dalla prima lettura, perché vede il teatro, intanto perché manca un testo del genere nel panorama attuale e poi perché vede il teatro italiano da un'angolazione particolare, direi anche da un'angolazione spirituale, se si può dire questa parola. Perfetto. Poi? Poi il secondo libro l'abbiamo presentato oggi ed è Incontri all'angolo di un mattino di Lia Migale. E questo libro propone un... si svolge in un periodo, in un arco di tempo compreso tra il 68 e i primi anni 80, propone le vite di 8 personaggi realmente vissuti, nessuno dei quali c'è più, è un memoir praticamente di 8 figure fondamentali per questi anni e contiene un affresco veramente fantastico, in grado di conquistare qualsiasi lettore. E di quell'arco di tempo, un arco di tempo in cui esisteva ancora un noi, una visione di un futuro collettivo da costruire e anche nelle ultime pagine il fallimento di quella visione. Peraltro nella copertina, se non sbaglio, c'è in fondo. Sì, è una delle prime manifestazioni femministe a Campo dei Fiori in cui c'era anche lei. Quindi l'epoca in cui, diciamo, a livello anche internazionale Roma era, insomma, una... era un palcoscenico importante. C'è già in fondo, ma c'è soprattutto anche l'autrice del libro. Dunque, un altro libro che è uscito proprio in questi giorni è Cosmogonie e Cosmologie, e che parla di come le varie civiltà hanno immaginato le origini del nostro universo, in termini mitici, ma anche nelle ultime pagine, siccome l'autore è un astrofisico, Pietro Oliva, parla anche di come la fisica moderna immagina il nostro universo, quindi dà una visione interdisciplinare, quindi si parla di storia delle religioni, di mitologia, ma anche di fisica, di come le diverse civiltà immaginano, hanno immaginato l'origine dell'universo. Un libro a colori molto bello, cerco di far vedere qualche illustrazione. E che è la nostra strenna natalizia. Infine abbiamo un libro di Andrea Visone che si chiama Segni indelebili, che per coincidenza tratta un po' degli stessi temi di cui tratta il documentario che sono andato a vedere l'altra sera di Nanni Moretti, e cioè siamo nel Cile del colpo di Stato e la storia d'amore, questa però è una fiction, non è un saggio, è la storia d'amore tra un diplomatico italiano, i diplomatici italiani dell'ambasciata hanno salvato moltissimi perseguitati politici, e una perseguitata politica che sparisce a un certo punto e viene, e poi non dico il seguito, certo, perché sennò rovinerei la lettura del romanzo. Certo, e quindi insomma questi sono già... Un ultimo libro di cui non ho la copertina. C'è un libro di Cesarina Minoli, che sono scritti e recensioni, che si segnala per il fatto che l'autrice ha 95 anni ed è il suo secondo libro, ed è un libro di una vivacità per cui sembra scritto quasi da una cinquantenne.
Diciamo la Lepre Edizioni, sì, c'ha anche un sito, questi libri ovviamente si troveranno anche online. Questi libri si possono comprare anche online, siccome sono usciti adesso saranno disponibili online tra una, adesso oggi è l'8 dicembre, diciamo tra una decina di giorni. Grazie e comprate i libri.